Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Le chiedo un minuto su queste. Lei si ricorda molto bene, credo, la 68, le grandi proteste studentesche. L'altro giorno abbiamo visto una scena molto strana, la Sapienza di Roma. Vediamo queste immagini. Queste sono le immagini di un alleggerimento, una carica di alleggerimento della polizia su questi studenti che cercavano di, a quanto mi hanno detto loro, appendere uno striscione sulla facciata della facoltà per dire fuori i fascisti dalla Sapienza. Per quanto hanno detto invece gli organizzatori, volevano evitare che entrassero a parlare le persone invitate, che erano un deputato di Fratelli d'Italia, erano un ex Capezzone, ex Forza Italia, e questa è stata la scena che francamente per me è abbastanza strana, perché li vedo questi ragazzi, mi sembrano con gli zainetti, senza un casco, senza un'arma contundente in mano, quindi non capisco bene perché tanta violenza. Devo dire che Piantedosi, il nuovo ministro, ha detto che la polizia doveva fare questa cosa perché c'era una situazione di grande tensione, perché bisognava dare la possibilità ai relatori di parlare, e anche la Meloni ieri in aula ha detto: io non ho mai fatto manifestazioni per impedire a qualcuno la libertà di parola. Lei come la vede? Ma io vedo che, lo diceva anche lei, sarebbe stato sufficiente fare un cordone forte di polizia per impedire qualunque situazione. Del resto la violenza si vede, francamente, mi sembra inusitata. Il parallelo col 68 purtroppo non regge. Intanto perché il 68 le manifestazioni erano di massa, non erano minoranze. Da Valle Giulia alla Statale di Milano le manifestazioni erano imponenti. Stavamo parlando di decine, centinaia, migliaia di persone. E quindi quella violenza che a volte era incorporata era tuttavia, come dire, compresa dentro un grande movimento in ascesa. E quindi il tema è questo. E da un lato è naturalmente la critica di ogni forma di violenza, in questo caso quella della polizia. E contemporaneamente il problema è suscitare dei movimenti di massa. Mi lasci dire solo questa battuta. Io, sarà perché appartengo a quella generazione, ma questa dizione della scuola sotto il titolo di merito lo trovo davvero offensivo per quelle ragazze e i ragazzi che non conoscono bene l'italiano, ma che devono andare a scuola, che hanno una famiglia che non ha neanche un libro a casa e che si trova accanto nel banco un ragazzo o una ragazza che ha una casa gremita di libri. Io trovo, per tutti questi inviterei a leggere il vecchio libro di Don Milani, Lettera a una professoressa. Se posso permettere. Se posso permettere, signora Presidente del Consiglio, si legga Don Milani, perché questo merito mi sembra non una vendetta contro il 68, passi, ma è una vendetta contro Don Milani, e questo non passa. Allora, con questa chiusa